Martedì 24 maggio. Il martedì lo dedico alla riflessione su quanto sperimento nel corso della mia esistenza attraverso l'incontro con le persone, in particolare l'incontro nel club del lunedì, ma anche l'incontro con le letture, testi letterari o chiamiamoli scientifici, filosofici, saggistica. Tutto concorre a forgiare la nostra coscienza, a farla costantemente evolvere, a sottrarci dalla tentazione di possedere definitivamente la verità. E ieri sera al club, ma sono episodi che sono accaduti nella mia esperienza anche nei giorni precedenti, ho potuto sperimentare che cosa accade quando la conflittualità affettiva esita nel distanziamento carico di rancore. Sto parlando di una separazione, ne faccio una questione, diciamo, esemplare, non specifica su una situazione. Quando la separazione diventa luogo di battaglia. E a questo proposito mi è venuto in mente il bel passaggio di Adriano Policicchio nel corso del seminario di domenica scorsa e che a mio parere dovrebbe essere sviluppato ulteriormente. Adriano, da avvocato, ha sottolineato come il diritto oggi sia carico di aggressività, anche quando deve difendere dei diritti, tutelarli, promuoverli. È viziato dalla dimensione culturale alla quale appartiene inevitabilmente, cioè viziato dall'egocentrismo aggressivo. E Adriano faceva alcune proposte innovative. Non so se riusciremo a raggiungere, ovviamente. C'è un bel testo, Ecologia del diritto, che sarebbe il caso di rileggere insieme per riconsiderare il nostro modo di affrontare le controversie di gestione dei figli, le controversie economiche, le eredità, tutte questioni che adombrano costantemente un clima di guerra. Noi ci indigniamo di fronte alla guerra, siamo spaventati, ne cogliamo anche le conseguenze disastrose nell'immediatezza per le persone che subiscono la guerra e nel medio-lungo periodo per quanti non direttamente subiscono la guerra, ma ne subiranno le conseguenze nei tempi lunghi, nelle modalità dell'impoverimento, non solo economico, ma anche culturale ed esistenziale. Ebbene, mancano luoghi dove il sacrosanto diritto di rispettare la vita nell'altro si traduca in una modalità costantemente tesa a tessere orizzonti di pace, di pacificazione. Ecco che allora andiamo a toccare dei nodi critici della nostra cultura e della nostra esistenza, quelli contrassegnati dalla esasperazione idolatrica della competizione, della carriera e del successo personale, dove si costruiscono le identità nel bene e nel male, perché se io non riesco a raggiungere quei requisiti immaginati essenziali per poter competere, sono destinato all'alienazione, alla messa fuori gioco, messa ai margini della società nella quale viviamo, e in questo impera sovrana l'aggressività. Purtroppo nella sfera del diritto si sta profilando una dimensione che esprime in pienezza il disagio della giurisprudenza. Abbiamo parlato del disagio spirituale, del disagio della politica, del disagio della religione, del disagio dell'ambiente. Oggi dovremmo incominciare a parlare anche del disagio
della giurisprudenza, cioè dell'insieme di quelle leggi che costituiscono lo scheletro che regola la vita nelle comunità. Sono leggi molto farraginose, complesse e contraddittorie. E in tutto questo, nello scenario di questa rappresentazione, a volte anche tragica, a volte comica, a volte tragicomica, dell'esistenza, purtroppo chi ne subisce le conseguenze sono le persone più fragili e subendo quelle conseguenze sono forgiate culturalmente non a percorrere una strada alternativa, autentica, ecologica. Immaginare e costruire una nuova spiritualità antropologica, no, sono ridotti alla condizione del perdente, il quale si attrezza per diventare vincente, anche il più infimo degli emarginati, cioè colui che subisce in estremo grado le conseguenze delle disuguaglianze sociali, difficilmente sviluppa una coscienza sociale che lo spinga alla giusta ribellione, non per creare un nuovo dominio, ma per vivere più serenamente nella dimensione della pace. Noi siamo inondati da pratiche, modalità di gestione dei conflitti che alludono costantemente alla determinazione e all'aggressività. Guardate che questo è un tratto che rappresenta perfettamente il disagio della politica e il disagio dell'assetto giuridico, di uno dei poteri che costituiscono lo Stato, potere giudiziario, e di chi fa le leggi e di chi le applica, le interpreta e le applica. Questi due mondi sono costantemente caratterizzati dalla esasperazione del decisionismo e dell'aggressività. Non si trova un terreno fertile nel quale poter costruire una alternativa a questo modo di vivere, che è guerra fondaio per principio, che applica fino in fondo il principio si vis pacem parabellum. Hanno fatto anche la pistola poi, parabellum. Se vuoi la pace, prepara la guerra. No, se vuoi la pace, prepara la pace, ma la pace non la prepari semplicemente attrezzandoti in modo difensivo e aggressivo allo stesso tempo. La pace la prepari se sai coltivare in te la bellezza della presenza dell'altro anche quando è fastidioso, la bellezza di vivere intensamente nella armonia della natura. Un'armonia che però non è idilliaca, contiene anche momenti catastrofici. Sembra quasi insensibile alla dimensione dell'idillio. Agisce, evolve, si trasforma, genera costantemente bellezza. È intrisa di un sottile equilibrio nel quale tutto accade indipendentemente da una volontà intrinseca. Noi invece viviamo costantemente nella prospettiva di esprimere in pienezza il nostro potere volere. Al seminario di domenica, Vanna Cerrato ci ha ricordato un testo di Hannah Arendt che commenta il pensiero di Lessing e ha trovato un'espressione anche leggendo Byung Chul Han, in entrambe le occasioni, ha trovato una fonte molto feconda per coniugare un'espressione che è efficacissima: non poter potere, che dovremmo associare a quel agire serenamente impotenti. Arrivare a non poter potere non significa cadere in una trappola depressiva, ma liberante e liberatoria del pensiero, dell'azione, della coscienza. Non poter potere ci libera da un fardello insopportabile, pesante, che non ci introduce mai alla vita erotica. Ci conduce semplicemente
alla bruttura della guerra, di tutti contro tutti, non solo le guerre classiche, quelle tra le nazioni che vogliono sconfinare, aggredire, possedere, che poi queste azioni sono ispirate da esseri umani, non da logiche astratte. Probabilmente molto spesso questi esseri umani sono dei più o meno dittatori, i quali, avendo sviluppato oltremodo l'ipertrofia dell'io e esprimendo in sommo grado la conseguenza devastante del volere e potere coniugati insieme, bene, questi sono palesemente affetti da una distorsione della vita autentica che risiede nella ecologia, nella liberazione da quel nocchiero che ci siamo immaginati che possa guidare non solo la nostra esistenza, ma anche quella degli altri e il rapporto con l'ambiente, il nostro io sovrano. Sbarazziamocene e entriamo nella logica della conflittualità, della comprensione, con animo generoso e gentile, non aggressivo e determinato, paziente, che si prende i tempi necessari per poter negoziare. Un luogo che sia caratterizzato dalla essenza e priorità del bene comune. I figli stessi, quando entrano dentro una controversia conflittuale tra i genitori, incominciano a parteggiare per una parte e per l'altra, sono sollecitati, vengono addirittura messi nella condizione di poter scegliere quale genitore frequentare. Nessuno di noi ha scelto i propri genitori. E manco di frequentarli. Poi a un certo punto, quando diventiamo adulti, possiamo anche decidere di non frequentarli, ma la vera frequentazione è quella che rimane iscritta nella nostra coscienza storica, nel nostro cuore, nella nostra memoria. I genitori non ce li scegliamo, ma neanche i genitori scelgono i propri figli. Diciamo, al massimo posso aspirare di sceglierli al 50% ciascuno dei due genitori, nel senso che il patrimonio genetico è equamente condiviso e introduce in sé un'altra variabile. Quei due 50% che concorrono alla generazione della vita nei figli e poi sottoposto a una costante trasformazione epigenetica, il cui risultato è una radicale diversità da ciò che ci ha generato. Sì, abbiamo delle somiglianze somatiche, fisiche, che sicuramente incidono nel nostro modo di porci nei confronti dell'esistenza, ma non sono il solo elemento. Vi sono sistemi di aspettative che noi cogliamo dall'ambiente, dalla cultura nella quale viviamo. Vedete, questo sistema molto complesso di variabili poi si traduce nella logica dei servizi che dovrebbero essere destinati alla tutela e alla promozione della salute globale, alla One Health, alla salute una, sia che sia mentale e fisica, non ha importanza. Ebbene, il sistema dei servizi vive in una frammentazione. I figli sono destinati a essere osservati dalla neuropsichiatria infantile, dal consultorio familiare, dai centri sociali territoriali, che a vario titolo esprimono un punto di vista sulla situazione e cercano di fare una sommatoria. Sì, cercano poi anche di costruire un luogo di armonizzazione, ma che nasce da una coscienza parcellizzata e specialistica. Altro errore colossale. Non occorre mettere insieme tanti servizi specialistici. Ne basterebbe uno che fosse autenticamente ecologico, che non separasse la vita sulla base dell'appartenenza anagrafica, i servizi per i giovani e quelli per gli adulti, i servizi per la famiglia, per la coppia, i servizi per le patologie. In questo modo dispendioso e dissipativo non si creano le condizioni per l'autotutela e autopromozione della salute. Vedete, tutti questi elementi esperienziali che sto incontrando nel corso della mia esistenza mi riportano inevitabilmente alla necessità di dare uno slancio evolutivo ai programmi dei club, a costruire dei centri funzionali nei quali si riconsideri radicalmente il modo di affrontare un disagio emergente, un luogo nel quale
si rivaluti complessivamente il disagio sintomaticamente espresso attraverso una visione globale che sia attenta alla multidimensionalità della sofferenza umana e che sia accolta con uno sguardo umile, attento, aperto all'aspetto evolutivo, non incline alla etichettatura diagnostica, ma aperto a evidenziare gli elementi presenti e funzionanti, che significa tutelare e promuovere la salute globale. Ma questo richiede una partecipazione di tutti. Spesso mi capita di incontrare situazioni familiari molto complesse e segnate da una sintomatologia. E la domanda che sorge è di redimere il soggetto definito malato. C'è una grande indisponibilità delle famiglie a mettersi in gioco, che primariamente significa partecipare insieme al club e allo stesso tempo far sì che il proprio impegno, la propria responsabilità si traduca anche in una partecipazione perseverante e costante all'educazione ecologica continua, che noi abbiamo poi tradotto nella scuola primaria, un incontro alla settimana, permanente, senza limiti di tempo, una scuola descolarizzata, come voleva Ivan Illich, e poi un seminario di sintesi mensili, molto semplice. Non è un tempo infinito, sono 10, 16 ore, facciamo 18 ore al mese, molto meno di una giornata al mese dedicata alla costruzione di una prospettiva insieme agli altri di vita comunitaria, che poi dovrebbe continuare nella ordinarietà della vita quotidiana. È un sogno, un'utopia, va bene che lo sia, ma impegniamoci, ognuno all'interno del club diventi coprotagonista. Solo così potremo uscire dall'attuale stagnazione guerrafondaia che caratterizza attraverso la piena espressione dell'aggressività e della competizione una modalità antiecologica dell'esistenza. Noi abbiamo bisogno non di risorse economiche da destinare ai consumi. Abbiamo bisogno di investire sulla costruzione di una coscienza ecologica, una nuova spiritualità antropologica. Buona giornata a tutti.